La Proloco di Felonica e per essa la signora Franca Veraldi si è aggiudicata l'ottava edizione del Tour Tes Guasarot, manifestazione promossa dalla Confraternita e dal mensile Sermidiana e che si propone di valorizzare un prodotto tipico del territorio dei cinque comuni di Felonica, Carbonara, Serbide, Borgofranco, Magnacavallo. Mancava fisicamente, ma era ben presente Maurizio Santini, ideatore e propulsore sia della confraternita che della manifestazione fino all'edizione 2015. Coordinati dalla giornalista Chiara Mora, lo hanno ricordato il direttore di Sermidiana, Luigi Lui, e il sindaco di Sermide, Calzolari. Con Maurizio Santini, che è presente anche qui oggi, perché sono tutte cose che ha voluto e ha scritto. La dedichiamo a lui proprio in omaggio del suo lavoro compiuto per tutta una vita dedicata proprio alla cucina, alle ricette, alla sua passione. Maurizio Santini non è soltanto un ottimo chef, non è soltanto un amico, è stato chi ha voluto tutte queste iniziative ed è stato colui che ha dato buona parte del suo tempo per promuovere la sua comunità. Lo hanno ricordato anche i membri della giuria, che lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue qualità di organizzatore, gastronomo, chef, appassionato del territorio e dei suoi prodotti. È stata anche l'occasione per presentare a tutti il volume che raccoglie le sue ricette di una vita. Innanzitutto va un ringraziamento proprio a Maurizio se siamo qua, perché per merito suo, per questa diciamo, invenzione che ha avuto di questo concorso, che ci teneva in un modo veramente particolare perché lui era un fautore del territorio. Cioè, quando si parlava al telefono spesso e volentieri, lui parlava sempre del suo territorio con un entusiasmo straordinario. La frase, l'ombra sua torna che era di partita, perché l'ombra di Maurizio Santini è sempre qui. Era una persona, le parole sue sono state straordinarie, di una universalità del pensiero. Lui spaziava in qualsiasi campo, non si tirava mai indietro. E in effetti morire così sulla breccia, come è stato lui, non interpretate male, ma è stato gratificante, perché gli ha evitato una vecchiaia triste. Senza la Sermidiana, senza il concorso, senza questa sua curiosità di appagare tutte queste notizie che c'erano, non sarebbe stato lui. Quindi il periodo in cui io ho cominciato a interessarmi professionalmente della materia è probabilmente lo stesso periodo in cui Iccio Santini comincia a trasformare la sua curiosità in interesse vero e proprio. E l'Accademia Italiana della Cucina, che è un'istituzione culturale della Repubblica Italiana che tende a salvare e a salvaguardare la tradizione culinaria italiana, è interessata a inserire nell'ambito delle manifestazioni di quest'anno per Mantova, capitale italiana della cultura, i piatti caratteristici della tradizione mantovana, che sono il Tortel Guasarot. Quindi nel nostro programma c'è questo interesse ai piatti del territorio perché sono rappresentativi della cultura della città. La giuria del Tour Tes Guasarot 2016 era composta da Giuseppe Pellecchi e Carlo Ballarino per l'Accademia Italiana della Cucina, Cornelio Marini, assaggiatore ufficiale dei prodotti tipici della regione Lombardia, Andrea Dal Cero, giornalista, e Fabrizio Lonardi, in rappresentanza della confraternita d'Alta Bar di Sant'Antonio Abate di Conca Marise Verona, anch'essi cultori dei prodotti e tradizioni del territorio. 12 concorrenti hanno portato i loro Tour Tes Guasarot da sottoporre alla giuria. 2 le Proloco, quelle di Borgofranco e Felonica. Anche al pubblico presente sono stati distribuiti i tourtei dei concorrenti. La giuria, dopo prolungati assaggi e conciliaboli sulle caratteristiche di ogni tourtel presentato, ha giudicato più buono quello preparato dalla signora Franca Veraldi per la Proloco di Felonica, che si aggiudica il trofeo per il secondo anno consecutivo e che nel corso delle 8 edizioni per 4 volte ha avuto la palma della vittoria.
C'è un anno di tempo per provare a togliere il trofeo alla Proloco di Felonica.